Va bene, allora un saluto poi a tutte e tre. Adesso sentiamo queste tre sigle e poi ritorniamo con altri ospiti. Mi piaci. Ma sono cotta di te, mi piaci, ah, ah, mi piaci, ah, ah, mi piace tanto, tanto, ah. Questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama Tuca Tuca Tuca. Mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio, ah, ah, ti voglio, ah, ah, ah. È tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. It's coming on, it's coming on, it's coming on.
braccia e non aspettarti il tappeto rosso, ma molte buche e qualche bel sasso. E arriveranno da ogni dove, perché chi va piano mal sopporta chi fa meno delle cinture. E certo, potranno anche farci del male e riempirci di botte, ma per noi che andiamo forte, lo sfregio è arrivare alla fine sani, mica la morte. Correre è la voglia che devi avere di stare in piedi, sempre e comunque, che seduti si sta solo al cesso. E lo so che stai bene lì, signorino, comodo e al caldo. Ma alza il culo, perché il mondo va preso di petto. E con lo sguardo fisso e fiero guarderemo sempre avanti. Perché a noi nessuno, fidati, potrà mai fermarci. Perché di schivare gli ostacoli non abbiamo nessuna voglia. Li abbattiamo tutti in piedi e un giorno questa sarà storia. Ma solo per voi che avete bisogno di una memoria, non per chi è come me e per la gente che sogna. Perché di ricordarmi chi ero ieri, no, non mi importa. Di sapere chi sono oggi, è una bella domanda. E domani, a domani ci penserò un'altra volta. Sapere quando il viaggio è iniziato, ma sperare solo che non debba mai finire. E a te che ancora non ti fidi, dico che forse non lo sai, ma sei attaccato a dei fili. E l'unico modo per poterti staccare è fare un bel salto, per scoprire così che sapevi già volare. Hai imparato a farlo metro dopo metro, anno dopo anno, e col cielo a un palmo di naso te ne sei finalmente reso conto che è di correre, che è di correre che hai bisogno. Eccoci rientrati in diretta e il primo collegamento telefonico è un collegamento pesante in tutti i sensi, ecco, già lo riconoscete dalla voce, Cesare Marinucci, assessore allo sport e al commercio, quinto municipio, ma grande sostenitore di Radio Roma Futura. Cesare, come stai? Buonasera a voi, esattamente quello che hai detto prima, di peso corporeo più che altro. No, sto bene, sono felice che insomma di questa chiamata vostra, perché insomma la radio veramente un anno fa, compie un anno. Sì, esattamente. Sì, state facendo un ottimo lavoro di formazione per il territorio, non solo, quindi come dire, sono felice di questa chiamata. Beh, ce la mettiamo tutta, poi cioè, siamo una radio generalista, ci piace anche parlare di sport, di calcio, di particolare, di musica, no? Ecco. Questo è, però ecco, non ci tiriamo indietro nel parlare di quello che accade sui nostri territori. Senti, Cesare, tu che hai fatto la radio in momenti storici belli, importanti, che cosa si prova? Racconta un po' a chi ci ascolta, che si prova a parlare a di qua del intanto forse dirò una parola che non si usa più, ma insomma ci vuole tanta passione, tanta voglia, tanta passione per questa cosa. Poi se sei come voi e come noi quando abbiamo fatto quell'esperienza della radio, di essere circondato da amici,
quando fai una cosa, amici, ti deve divertire la radio. Se lo fai per mestiere, diventa un mestiere. Certo. Voi lo state facendo con passione, con spirito di servizio, voi, tra l'altro. So che state, vedo che siete sempre sulle cose, sugli accadimenti, i fatti del politici e non solo del territorio, ma insomma vi interessate di tutta Roma, quindi voglio dire, ma anche la crescita di ascolti significa tanto, no? Esattamente. Quindi come dire, quando la gente vi ascolta significa che come dire, producete un buon lavoro. No, e voglio dire, ci vuole tanta passione. Io mi ricordo gli anni, per parte erano gli anni 70, erano le prime radio, e insomma era veramente un'avventura. Poi noi stavamo sul lavatoio delle case popolari, quindi eravamo circondati dall'affetto di tutti. È stata una bella esperienza, ma anche la vostra. Esattamente, quindi, proseguite. Ci proviamo e speriamo, insomma, di aumentare, di migliorare. Sì, certo. Abbiamo fatto sentire ai nostri ascoltatori proprio la prima trasmissione, appunto, di Notizie e Approfondimenti, in cui era ospite Vittorio Pietrosanti, il tuo, insomma, mio grande amico e omonimo della di nome, esatto, e anche compagno, ma di delega, perché fa l'assessore al commercio del terzo municipio. Poi i primi collegamenti telefonici con la consigliera Lostia e insomma, ecco, abbiamo fatto ascoltare le prime cose. Io vengo da una cosa molto bella, sì. Così andiamo pure un po' in cronaca. Stavo con il presidente Palmieri, sì, con Mauro Lostia, con De Angelis, Emiliano, i consiglieri, sì. Siamo a Torsa Piazza, abbiamo dedicato a un altro grande compagno, diciamolo, perché era un compagno, è una persona stupenda, e quindi che abbiamo intitolato al suo nome, diciamo, il campo sportivo la polisportiva, Saverio Cosmio, sì. Cornio, pardon. E è stata una bella cerimonia, era pieno di gente, no? Che veramente con la loro presenza hanno riconosciuto il lavoro di questo compagno. Sarà una parola che non si usa più, però insomma, A noi ci piace dirlo, anche perché come ho detto all'inizio, questa è una radio antifascista, quindi ha nelle sue corde la parola, quella parola che tu hai detto, anche perché insomma siamo. Erano questi erano uomini che prendevano, non c'era nulla nelle borgate, oggi i quartieri, ma insomma. E non c'era nulla, questi prendevano gli spazi, i terreni abbandonati dal comune e facevano i campi sportivi per i giovani, per i ragazzi. Come dire, veramente sarà una bella cerimonia. Quindi, e poi so che la radio, insomma, testimonia sempre queste cose. Domani siamo anche in un'altra scuola con Pino D'Egidio. Sì. Siamo in un'altra scuola con il presidente. Lunedì. Cioè, sono anziano, quindi perdo ogni tanto i conti. Comunque no, sono veramente contento di questa radio, ma io sento che c'è molta gente che veramente l'apprezza, perché fate compagnia, ecco, poi la radio fa compagnia, è vero, oltre che informa, fa veramente tanta compagnia, la radio è una cosa importante, e tanto è vero che la televisione non c'è riuscita a spiazzarla, no? Certo, hai detto bene. Perché fa compagnia, come ci riesce la radio non ci riesce nessuno. Poi se sono bravi come voi, quindi tre caffè mi devi pagare tutte cose. No, veramente grazie di questo collegamento. Poi insomma, al più presto, se mi invitate vengo lì da voi. Esattamente, quando riprenderemo insomma anche a queste nostre trasmissioni locali, io adesso dopo faremo sentire anche.